Per la partita IVA che lavoro fai? Ottima domanda questa. Faccio lo streamer, però mi fa ridere che la gente mi chieda che lavoro faccio. Vabbè, comunque. Torniamo su Pokémon, va. Cioè, effettivamente per lo Stato, essendo che ovviamente non esiste un codice Ateco che identifichi lo streamer, noi facciamo campagne pubblicitarie e marketing online. E il mio editor, che ha partita IVA, è inquadrato come fotografo. Perché non esiste neanche il lavoro di video editor. Cioè, quindi... Esatto, addirittura fa il fotografo. Lo streamer e il suo editor sono magicamente diventati conducente di campagne online più fotografo. Tutto così bello, ragazze. Tutto così bello. Vabbè, comunque, cosa facciamo oggi? È scritto nel titolo. Andiamo. Comunque, ragazzi, sono molto contento di tutte queste pubblicità della Durex. Infatti ho visto che i miei guadagni pubblicitari sono aumentati. Evidentemente Durex paga bene, c'è un sacco di slot pubblicitari. In un certo senso è vero, vabbè, è vero, Andre, sei un grande fotografo, tu. Comunque, andiamo. Andiamo in un mondo dove le tasse non esistono. Sono carina? No! Vattene, io sono la più bella del mondo. Vabbè, niente. Again... I grandi dialoghi fatti dal creatore della Chrome. Quando incontro più con selvatici, bene, i vostri menti fanno il caso tuo. Palla fumo. Oddio. Potrebbe sembrare altro. Repellente Max. Non si può stare con la bici entro Pokémon Center. Me ne frego delle regole. Akab. Salve Fievic. Come va la vita? Bella Palino, bentornato. Da quanto tempo? Tutto bene, tutto bene. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che dobbiamo andare a riprenderci il Lusottomarino. Dobbiamo riprenderci il Lusottomarino. Aperti di Stroma, ma Roma. Cacchi di Stroma. Farei così. Diamo un bel moneta amuleto che così possiamo fare in un po' di soldi. Anima cela. E via. Grazie, Gliazzo, per i 3 mesi. Bentornato. Dai, Fierk, ma quindi aggiornamenti sulla casa? Che... Grandi aggiornamenti sulla casa, sì. Assolutamente. Allora, eccoci qua. È ora di combattere un poco di persone. Oddio, questo. Al 65. Bisogna stare attenti, che questi sono discretamente livellati. Aia l'idropompa, aia. Non facciamo sti scherzi, per favore. Molto forte, Tentacruel, molto forte. Vedo che anche come livelli ci siamo. Siamo belli in alto come livelli. E poi qui, ragazzi, c'è la PlayStation. Ah, questo va anche la Master Ball. Tutto. Buongiorno, Fieric. Questo è un Elisir Max. Ok. Bella, Luigi, bentornato. Grazie, R-Sub. Grazie mille, Gigi. Ok, abbiamo un po' di combattimenti. Non perdiamo tempo. Fulminiamoli tutti e via. Poi, purtroppo, per voi dovremmo un po' evsare dopo. Siete felici? So che vi divertite tanto quando evsiamo, no? Era quello. Ok. Così. Così. Ho sbagliato. Din 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 din. Din 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 din. E voilà. Ma porco. Ma porco. Io direi... Ma buttiamo questa. Cosa me ne faccio una pietra stante? Ok. Master Ball. Gli altri due sono delle bombe d'orologeria. Ecco qua. Tutti i Pokémon che vi danno... ma in realtà... Allora, no, ovviamente no. Basta guardare nella wiki. Però di base ne conosco molti, ecco. Gioco sembra facile, cosa ti serve fsare? Beh, il gioco è facile appunto perché sto fsando, penso. Adesso vi dico ovviamente cosa... Ok, intanto surfiamo e fulminiamo, molto bene. Poi direi fulminiamo e psichichiamo. Tic, tic, molto bene.
Vi dico cosa ci sarà nella prossima palestra, ragazzi. Vi dico cosa ci sarà nella prossima palestra. Allora, dunque. 7. Guard War al 67, Mysterium al 67, Alakazam al 68, Espion al 69, Wobbuffet al 60. Ok, Wobbuffet è molto pericoloso. Wobbuffet al 68, Hypno al 70. Wobbuffet, bisogna stare molto molto attenti. Ok. Grande Giancarlone. Capo, ti ho deluso? Ma... Ma che cazzo mi frega? Cosa c'è qua? Oh sì, la ball minorata. Giuditta non farà proprio un cazzo. Non imparando mosse con psicoraggio non serve a niente. Questi c'hanno i Pokémon di merda ancora. Ok, mi ha messo una quella di farti perdere tempo. Grazie. Buona a sapersi. La missione di tutti gli allenatori su Pokémon è quella di farti perdere tempo di solito. No, ho sbagliato mossa. Vabbè. E niente. Fulminato per bene. Fatto. Via. Oh, Strunz, sei già qui, ti ho sottovalutato. Facciamola finita. Sono l'unica spanna. Sono una spanna sopra le altre reclute. Vediamo un po' cosa c'ha questo. No, Ryoda, mi dispiace. Mi fanno impazzire. Guarda, petto nudo. Guarda lì che uomo. Che uomo, ragazzi. Blastoise a 65. Non si scherza. Protegge. Fulmine di nuovo. Protegge di nuovo. Fulmine. Stramontante. Aia. Aia, 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 che male. Oltretutto Blastoise è tipo acqua lotta in questa Chrome. Non si sa per quale motivo. Non ci azzecca nulla, ma vabbè. Molto bene. È una delle poche cose che so. Ok, minchia che attacco speciale. Bene, bene. Non sottovalutiamo. Attenzione. Andiamo un po' Giuditta. La Nintendo Switch con lo scaffo. Ah! Protegge, protegge. E protegge di nuovo. Ok, stordiamolo. Grazie, Kitty Spike, per il Prime. Benvenuto, bello. Benvenuto. Il grande Giuditta. Fa sempre ridere il fatto che non esista. Aia. No, aia, ma insomma. Aia, per modo di dire. Psicoraggio. Din, 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 din. Ok, giustamente non facciamo troppo danno, ci sta. Dov'è Giuditta? Dove è andata? Ora siamo in range di crit. Siamo in range di crit. Patrick è troppo poco tank, prende un po' il cazzo. Qua mi sa che sarebbe Pippo. Con Pikapex non puoi farlo tornare Misdreavus. Pikapex non mi legge quel Pokémon. È come se non l'avessi neanche in squadra. E dai. Oh, settato per una volta. Grazie. Sarei un potentissimo idropompa. Facile. Vabbè, poi crit pure. Forse non serviva. Ultimo ci avrà fare Alligator, ovviamente. Ok. Ok. Direi che ci buttiamo un Bertona qua. Perché Ferarigator, per qualche oscuro motivo, dovrebbe essere tipo buio in questo, in questa Chrome. Parte subito il viso truce. Noi adesso gli facciamo fake out. Tic. Ok. Ah, se è tipo buio, con vita al tiro lo sciottiamo. Attenzione idropompa, che abbiamo brutte esperienze con i Feraligator che hanno idropompa. Ok. Esatto, è tipo buio. Distrutto. Scassato, annichilito. Ottimo. Molto bene. Alan, idrotenente. Giuditta è poco e nessuno lo sa.
nostro capo ha finti preparativi. No, il capo se n'è andato. Ok, scappiamo da qui. Via, via. Via, via, via. Ecco qua, i Tentacruel. Oh, Gesù santo. Usiamo l'urepellento. Ormai tipo buio. Allora, il creatore della Chrome ha deciso di cambiare alcuni tipi di Pokémon. Ne conosco pochi perché non c'è nessun, come si dice, nessun file che li elenchi. Io so soltanto che Blastoise è tipo acqua lotta, Feraligatr è tipo acqua buio, Stuntler è tipo normale psico e non so cos'altro, però hanno cambiato un po' di cose. Non ho fatto caso se quelli che ho hanno ricevuto dei cambiamenti, non mi sembra. Oh, tutti normali queste. Quindi boh, ne avranno cambiati pochi secondo me. Però questi sono tutti normali, quindi... Vabbè. La cattura nel rifugio, c'è solo Tentacruel, quindi non posso, ce l'ho già. Grazie Kiddy Spike per il Prime, benvenuto, bello. Gertrua, vediamo un po' sti Pokémon. Allora, Birbona fa schifo. Vivace, pure questa un po' meh. Comunque non userò mai un Arbok, ragazzi. Penso che sia veramente pattume atomico. Ci fa molto piacere invece Gabriella. Gabriella fa comodo, assolutamente. Anche Dwayne Johnson, tanta roba. Natura audace, non mi ricordo qual è l'audace. E poi abbiamo un Sebastiano che non penso useremo adesso. Siamo pieni di Pokémon acqua. Gabriella ci serve. Giuditta è un bug. Allora, Giuditta è un Miss Magus che però non esiste in questa gen. Il creatore per qualche motivo ha deciso comunque di volerlo inserire e niente. Ho voluto inserire un Pokémon di quarta gen in terza gen e infatti è successo un casino. Ovviamente. Beh, Audace dovrebbe essere meno speed più attacco. Sarebbe tanta tanta roba su un Geodude. E invece la gentile qual era? Meno difesa più attacco speciale, tipo una roba del genere? Sarebbe una merda su Gabriella, visto che serve attaccante fisico. E Ambrogio invece? Ambrogio ardente. Ambrogio pure da portare. Ambrogio ci serve. Allora, prossima palestra porteremo Ambrogio e Gabriella. Assolutamente. Quindi ora direi di fare un piccolo cambio qua. Vai, Gabriella e Ambrogio. Tanto in realtà l'uno vale l'altro qua, ok. Via Pippo. E poi il taxi, presto! Mettiamoci in team il taxi. Oh, un'altra cosa che confonderà un sacco di persone, ma a noi piace così. È tutto più divertente con la gente confusa. Vai, taxi, portaci... Dov'è che si è messa bene in attacco? Mi sa qua. Qua c'erano i Mankey e i Bellsprout, sì. Non so se ci sono spot migliori per stare in attacco in questa Chrome. Purtroppo. Diamo un'occhiata qua sopra, perché non ho mai visto cosa c'è veramente. Anzi, teniamo un attimo. Tanto basta che facciamo così. C'è il taxi livello 0, esatto. Che Pokémon ci sono qua? Magmarco c'è. Allora, il Magmarco dovrebbe darci tipo in difesa, esatto. Due in difesa, non ci servono. Vediamo cos'altro c'è qua. Un altro. Oppure un altro. Oppure un altro. O Dugtrio. Che ce lo dà in velocità. Ovviamente no. Ah no, possiamo scappare. Ok. Un po' una merda. Non ci serve sta roba qua. Vediamo un po' qua invece cosa esce. Eevee ci dovrebbe dare in velocità. L'ombra in difesa speciale. Larvitar non ho la minima idea. Però sti cazzi, sinceramente. Tanto non esce molto spesso. Spiro penso o in attacco in velocità anche lui. Vabbè, non il migliore degli spot. Vediamo le cascate meteora. Ho già fatto la cattura delle cascate, sì. Non mi ricordo chi, ma ho preso qualcuno. Vediamo un po' qua.
Ah, Miss Davis avevo preso, esatto. Giuditta. Che dà... uno in attacco speciale. In terza gen. Poi cambia in quarta gen, vabbè. Non ci serve comunque. Vediamo cos'altro c'è. Cos'altro c'è. Drowsy dà, sicuramente non dà, dà la difesa speciale. Lunaton pure non dà attacco. Ok, nostro posto fa schifo, via. Sloggiamo qua. Sloggiamo da qua. C'è un po' attacco speciale, un po' di difesa speciale, non mi piace. Niente, mi sa che l'unico slot disponibile è questo qua che c'era all'inizio. Effettivamente sì, ci stava abbastanza. Non so cosa c'era, qua c'era Growlithe. Qua c'era un buon attacco fi- ah, c'era solo Rock. Qua è tanta roba, è vero. Io non lo facevo qua perché avevo i Pokémon di livello basso. Adesso potrei farlo. Qua abbiamo Ponita che dà velocità. Solo Rock dà 2 in attacco, che è tanta roba. Ok, sì. Mi piace sto slot. Ci sta. Qua c'è l'attacco fisico. Ok, Gabriellona. È il tuo turno. Gli diamo un bel... Cresci K. Serve qualcun altro l'attacco fisico? Non credo. Non è Spigeo, dude. Potrei farlo volendo. Potrei farlo effettivamente. Ma intanto mettiamo via il taxi. Adesso non ci serve. Tanto voglio dire, chi altro deve prendere roba in attacco? Nessuno tra quelli che ho. Quindi attacco fisico erano tutti essati. Questi sono tutti attaccanti speciali. Dai, prendiamo Dwayne Johnson. Il grande Dwayne Johnson. Mettiamo al posto di... di Lanturn. Ok. Qualcuno di questi ha... no, ok. Diamo a Dwayne Johnson una bella, un bel condizionatore esperienza. E via. La roccia. Allora, io do per scontato, controllo un attimo... Banet. Purtroppo non penso impari nulla di interessante. Rancore fa schifo, Scippo fa schifo. No. Che sono le migliori mosse praticamente che può avere. Fallo Brafitta, fatto di specie. C'è la maledizione che purtroppo abbiamo missato. Impara anche diverse mosse speciali e basta. Vabbè. Fa un po' cacare. Vabbè, a palla ombra, quello che ci serve. Io certo che posso far evolvere i Pokémon. Ok, Solcock. Vediamo un po' se lo ammazziamo con finta. Io non credo, però. Seconda, attacca anche prima, attenzione. Perché giustamente abbiamo la Cresci K. Mi ha fatto anche un discreto danno, ragazzi. Growlithe dà sempre attacco fisico, giusto? Growlithe dà 1 in attacco fisico, ok. Fatto che attacchino tutti prima... non molto simpatico, sapete? Cosa facciamo? Ci curiamo. Utilizziamo un po' di soldi. Oh, finché mi fa turbo fuoco va benissimo. Ok. Devo stare un attimo attento qua che potrebbero ammazzarmi da un momento all'altro. Din 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 din. Ok. Metti in paramosse normali, forza segreta per attacco fisico. Sì. Wow. Sì, di base sì, effettivamente, però... Raga, mi fanno un sacco di danno comunque. È un po' un piccolo cesso, Banet, bisogna dire. Oddio. Scappiamo da Medicham. Grumpig non dà di certo attacco fisico, scappiamo. Vabbè, comunque. Stai pensando per avere un tipo buio molto forte, sì. Cioè, oddio, chi? Cacturn, non è che è un tipo buio molto forte, è l'unico tipo buio che ho. Comunque non sto avvistando Cacturn adesso, tra un po' lo faccio.
Mamma mia, non c'abbiamo nemmeno spacca. Non abbiamo. Porca miseria, che due palle. Vai, lo diamo Geodude spaccaroccia. A Dwayne. Vieni, Dwayne. Mica che mosse. Sa che caduta massi, però è un po' una merda, eh. La morte esplosiva di sdoppiatore. C'ha tutte mosse fortissime, ragazzi. Cosa gli volete dire? Vi è caduta massi, però. Porca puttana. Veramente forte sto Geodude. Esplosione che te ne fai. Potrebbe servire. In alcuni. Guardate che in alcune run esplosione ti salva la vita da una sconfitta. Sacrifichi un Pokémon per non sacrificare la squadra. Comunque mi sa che il taxi me lo porto in giro, sennò qua. Un po' una rottura di cazzo. Se usi esplosione poi lo butti, sì, però voi dovete partire dal presupposto di una cosa, adesso Stacrom si sta rivelando più facile del previsto, però in molte sfide siete costretti, cioè esplosione vi salva la vita. Dice un po' che non lo butti, ok, ci sono in un sacco di sfide non potete vincere senza perdere neanche un Pokémon. Aspetta, Grumpig però se dà difesa speciale non mi fa schifo, sapete? E infatti da difesa speciale, non è niente male allora. Giustamente, poi però scappo, vabbè. Cioè, è bello pensare che non si sacrifica nessun Pokémon, però esplosione... Grotti. Magari c'è quel Pokémon che per ucciderlo avete bisogno assolutamente di esplosione, che ricordiamo essere come una 500 di danno in questa generazione, perché dimezza la difesa del nemico, quindi non ha veramente alcun senso, la mossa più forte che esista. Quindi, capito? Grazie mille De Rosario comunque, grazie mille bro. Adesso io vorrei però qualche Grumpig, mannaggia a me che li ho skippati. Mannaccia a me. Ok. Ah, non sto mettendo Super Matteo perché voglio stare un attimo concentrato qua. Via. Vediamo un po' a quanto sale il nostro attacco. Attenzione. Più 16. Muah, nice. Un discreto attacco, ci piace. E Dwayne invece quanto ci mette ancora a salire? Un discreto più 16, ragazzi. Cosa ne pensate? Prossimo level cap 70. Anche un po' di difesa speciale che ci servirà nella prossima palestra. Usiamo finta contro Solrock. Ah, voglio bene da morire addirittura, grazie. Allora ragazzi, vi spiego la cosa del livello 0. Dovete sapere che fino alla terza generazione il livello 1 non esisteva. Un bel più 11 anche a Dwayne, che non fa mai male. Attenzione Dwayne Johnson, è lui! Sta per diventare fortissimo, ragazzi. Fortissimo! Fortissimo, Dwayne! Lucrezio. ...150 d'attacco, ed è solo l'inizio. Comunque dicevo... ...in terza gen non esisteva il livello 1, il livello più basso era il livello 2. Non si sa per quale motivo, perché il livello 1 non mi piaceva il livello 1. Boh, era brutto, puzzava, vabbè. Infatti anche i Pokémon delle uova uscivano di livello 5. Insomma, fatto sta che con PKX tu puoi givarti un po'... Cioè, io mi sono andato con PKX... ...mi sono givato un Pokémon di livello 1. Ok? Di base è a livello 1, però essendo che non esiste qua, per qualche motivo è livello 0. Però in realtà è livello 1, ovviamente livello 0 non esiste. Valla a capire. Hai già una Milker nel team? Può essere, che non lo so, ne abbiamo troppi di Pokémon. Perché tu sei grigliato? Avevo fame, quindi una bella grigliata ci sta sempre, ha ghibato. Perché in tutta la run... Non avevamo un Pokémon con... Non abbiamo mai catturato un Pokémon che imparasse volo. E visto che alla fine volo, al fine della challenge, non ti dà un vantaggio, se non banalmente quello di
doverti rompere meno i coglioni per passare da un punto all'altro, mi sono detto, ascolta, tanto, siamo qua per fare intrattenimento, cioè nel senso, volo non è necessario come MN, ok? Tu puoi andare a piedi per tutta la regione, però, cioè pensate che rottura di coglioni. Pensate che rottura di coglioni fare tutto senza volo. Visto che non mi dà alcun vantaggio, semplicemente ci mettiamo. E ha il vantaggio di volare. Ok. Il vantaggio di volare è non dover camminare usando 50.000 repellenti. Beh, effettivamente. Se vinco la challenge è solo grazie a volo, ragazzi. Ho barato, mi dispiace. Ho barato. Vincerò la challenge grazie a volo. Allora, Sol Rock. No, confusione. Ok, buono. Mamma mia, che danno che fa quella mossa. Mamma mia. Non penso possa crittare, però. Comunque, un po' pericolosa. E questo era bello lento. Questo pure era bello lento. Da questo si scappa. Fintone. Più 15. Let's go. Ok, Gabriella sta diventando forte, Cosa ne pensate, ragazzi? Diamo una super pozione, così non dobbiamo stare a volare. Grande Gabriella. Tanto alla fine è l'attacco che ci interessa. Il resto, uno dice anche un po' sti cazzi, no? No. Tocca scappare qua. Ora voliamo. Con il taxi. Ha solo tanto attacco fisico. Eh sì, Gabriella adesso c'ha solo un grande attacco fisico. Il resto un po' così. Cioè, la natura purtroppo che aumenta l'attacco speciale, quindi... Vabbè, almeno finta fa un po' più di danno, anche se capirai. Anche Dwayne. Quanto ci mette Dwayne a livellare? E dai, Dwayne, muoviamoci. Forza. Ci mette più tempo di Banetta a livellare. Interessante. Ormai dovrebbe esserci. Vabbè. Fa l'ombra fisica, yes! È la famosa domanda questa. Il grande dubbio dei gioco Pokémon. Ma palla ombra è fisica? Il grande dubbio. No. Skippiamo questo. Via. Dwayne non ha la crescita K. Ma che vuol dire? La crescita K ti raddoppia gli EV che prendi, mica l'esperienza. L'esperienza che si prende è la stessa, guardate. Gabriella 3.32, Dwayne 3.32. Uguale. Specialmente ci mette più tempo a salire. Più 12 in attacco il Dwayne, eccolo qua. Boom! Abbiamo la sua forma finale! Prossimo pack opening, ho già fatto l'ordine, arriverà in settimana. Dwayne The Rock Johnson, forma finale! Guardate! 181 in attacco fisico. La batte soltanto Umberto. Ma Umbertona c'ha il vantaggio della natura che aumenta l'attacco fisico. Oltre ad essere livellata, essere full evsata, quindi... Siamo praticamente i livelli di Umbertona con Dwayne, pensate. Chi avrebbe mai pensato che avrebbe raggiunto Umbertona? Comunque arriviamo a quella natura come attacco fisico sbroccato. Sbroccato. Ok. Oh, i Grumping mi piacciono. Mi serve un pochino di difesa speciale qua. Sennò poi i telepath mi massacrano. Via. Perché non si è voluto con lo scambio? Perché questa è una hack ROM. Sono state modificate delle cose, tra cui questa. Le evoluzioni come scambio, ragazzi, sono una scammata pazzesca. Esistono soltanto perché Pokémon vuole che la gente si compri mille miliardi di volte il gioco. Ok, dai, ci siamo quasi. Che cazzo dà Natu?
Forse velocità, boh. Ma non mi è mai uscito qua Natu la prima volta. Cos'ha l'1% di encounter? Attacco speciale, ma può rimanere anche lì, eh. Può rimanere anche lì. Tic. Attenzione, vediamo, vediamo. Ah, un altro più 15 in attacco fisico, ragazzi. Che dite, Gabriella? Sta salendo bene? Come vi sembra, ragazzi, questa Gabriella? Troppo forte, Gabri. Troppo forte la Gabri. Poi ci mette anche poco a salire, da quel che vedo. Uno di quei Pokémon che ci mette poco a salire. Molto bene. Sembra Nasus, più 15, più 15, sì, esatto, è come Nasus. Cioè, pensate quanto sono più forti i Pokémon quando vengono allenati nel modo giusto. Allora, Gabriella, penso tu abbia fatto abbastanza per adesso. Andiamo a prendere un po' di difesa speciale, ragazzi, che dite? Qua sopra si deve prendere un po' di difesa speciale. Un po' di difesa speciale si prende qua. Lui non ci dà proprio difesa speciale, ma va bene lo stesso. Fammi vedere l'Arvitar. Ci dovrebbe dare uno in attacco l'Arvitar. Precisamente. Vabbè, oh, io non li schifo di certo tutti sti bei Larvitar. Bene, bene. Ivi ci dovrebbe dare velocità, non ci serve. Continua a uscire l'Arvitar. Slowpoke. Qua ci dà difesa fisica, Slowpoke. Un in PS. Boh, facciamocelo. E Spiro cosa ci dà? O velocità o attacco, non mi ricordo. Velocità, allora non lo vogliamo. Come fa a fare più 15? È la cosa che spiego a ogni live, praticamente. Oddio, il suono di Nuzleaf. L'ho sentito, l'ho sentito. No, c'è la difesa fisica. Perché li sto allenando contro i Pokémon giusti, è molto facile. Oddio. Ho trovato un Gligar con Ipertaglio che è natura che abbassa l'attacco. Ma visto che ho Ipertaglio si abbassa o no? No, ma Ipertaglio non ti permette... Ipertaglio non ti permette di subire riduzioni dell'attacco in game quando ti fanno tipo intimidate o ruggito, quelle cose lì, non c'entra nulla con la natura, quelle sono le tue statistiche. Non c'entra nulla, comunque non sto trovando nulla di difesa speciale qua, che schifezza. Che schifezza. Andiamo a Ciclamipoli allora. Che sito usi? Per fare cosa? Oh, guardate un po' cosa c'è qua. Ho shottato, bene. Ci prendiamo un po' di PS adesso. Talmente come livello di statistico, un Pokémon, sì, è uno pseudo leggendario. Ha 600 di statistiche totali base, fortissimo. Questo no. Oh, adesso i Loudred... Quando vuoi che esca i Loudred non escono, eh? Guarda, escono tutti gli attaccanti speciali e non esce il Loudred. Guardate che bastardo! Niente, non esce, ragazzi. Ok, eccolo. Vai, livelliamo al 61, poi basta. Sti cazzi, non siamo a full EV. Dai, Gabriella! Forza, Gabriella! Tic... Tanto Dwayne Johnson lo sto allenando soltanto perché... Ok, Dwayne... Più 5, in più 5 PS e più 10 in attacco. Buono, buono. Stiamo fatto in italiano, sì. Non sto livellando qui, sto evsando. È diverso. Adesso comunque finisco di... Faccio salire Gabriele 61, così faccio vedere quanti bei PS prende. Vero, Gabriellona? Via... Però non escono i Loudred. Dopo scommetto che usciranno soltanto i Loudred quando avrò l'attacco speciale. State a vedere. Ok.
Pinta. Siamo quasi. Come sta andando? Bene, bene. Che poi in acqua stavano i Maril, si farebbe prima, però cioè in acqua è un casino. Perché salto giù subito. Non potrei velocizzare, quindi ci vuole più tempo. Sì, con visore esperienza trasmetti gli EV, sì. Tutti i Pokémon che prendono esperienza dalla lotta guadagnano gli EV. Che bello che ogni tre messaggi c'è che emulatore usi e il bot che lo spamma in automatico. Funzionalità. Funzionalità. Sto finendo le finte qua, sono finite ormai le finte. Come la mettiamo? Oh, precise, l'ultima finta. Vediamo un po'. Più 15 PS. Non male, non male. Non male, più 15 PS. Adesso. Diamo un po' di attacco speciale qua. Giancarlone, vieni. Togliamo Banette, che tanto a lui non interessa. E ci prendiamo anche un Lanturn. Lo mettiamo al posto di questo. Sì, solo tu vedi super velocizzato. Ma soprattutto vedi il gioco velocizzato, ma la mia voce normale. Capito? Pensa che bug incredibile. Noi vedi il gioco super velocizzato, ma senti la mia voce normale. Porca tra la tecnologia. Allora, con il suo esperienza lo togliamo a lui, lo diamo ad Ambrogio. Duro. L'ho visto in tantissimi video. È un mago, lo so. Buongiorno, Rick. Modestamente sì, modestamente sì. Grazie di Stefano per 15 mesi, tutto bene, Eddie, bentornato, bentornato. Allora, adesso invece ci servono, serve l'attacco speciale e anche un po' di PS. E dobbiamo boostare Ambrogio. Aspetta, facciamo così. Così ci mettiamo meno tempo. Appena Ambrogio è pronto possiamo andare verso la palestra. Ok. Ok, meno male che... meno male che gli ho insegnato forza proprio per queste occasioni. Se no non potevo evsare con lui. Ok, anche il Loudred. Ma perché sono paralizzato? Dio santo, che due coglioni. Sono i Magneton che mi paralizzano. Cioè, è incredibile comunque che con la Crash K sono comunque più lento, nonostante sia tre volte il loro livello. È ambigua sta cosa. Devo andare alla settima palestra, ragazzi. Alla settima. Intanto potremmo portare il level cap. No, ma che ci guadagniamo a portare il level cap Ambrogio? Assolutamente niente. Lo portiamo dopo, tanto. Effettivamente è lentissimo, però, Ampharos. Un set di Cacturn, beh, è sempre quello. Cioè, pugno spine, che è la sua mossa, che almeno è una mossa erba decente. E finta. Basta. Questo c'è. Cosa brutta, non ci sono mosse buio decenti. Per chi non ha sgranocchio, non c'è, finta. Basta. Non ci sono altre mosse buio. Come anche mosse erba fanno schifo. Almeno pugno spine. Cioè, in realtà sono tutte mosse del cazzo. Infatti Ambrogio fa schifo. Soltanto che è l'unico Pokémon buio che abbiamo attualmente. E la prossima è la palestra di tipo psico. Quindi ci fa comodo. Per quel motivo lì. Per rendere il gioco veloce c'è il tasto apposito dell'emulatore che lo velocizza. Così tutte queste scene qua in cui sono io ad annoiarmi a picchiare i Pokémon le velocizzo, così non passiamo 8 ore di fila a fare questa cosa, capito ragazzi? Notte sferza mi sa che è quarta gen. Vedete? Pensate a quanto poco tempo... quanto tempo risparmiamo grazie a questa cosa. Oh cazzo. Aggiovenite i vulmini. Molto male. Gli attacchi buio sono speciali, esatto. Come anche gli attacchi erba in questa gen. Radicamento pericoloso in Nuzlocke, davvero? Perché?
Beh, cioè, nel senso, perché dici che non ne vale la pena perdere un turno per piazzare le radici? Beh, c'hai ragione. Però, secondo te, userò mai radicamento, cioè... Per una mossa che mi cura di pochissimo ogni turno, wow! Salva, giusto. Sia mai che succeda qualcosa. Più 8 PS, non male. Perché con radicamento puoi sostituire il Pokémon, davvero? Sai che non la sapevo sta cosa? È vero, che usa poi recuperare PS e non può essere sostituito. Beh dai, c'ha la sua lore se ci pensate, effettivamente. Tu piazzi le radici, non è che puoi cambiare idea. Capisco poco il computer che si trova un tutorial a consegnarne uno. Un tutorial? Ma per cosa? Per giocare a Pokémon? Ah, cercalo su YouTube. Cioè, penso che ne sia 1000. A parte che devi soltanto scaricare il gioco e scaricare l'emulatore, basta. Non c'è letteralmente nient'altro da fare. Pokémon Smeraldo Ita download e poi il nome dell'emulatore download. Ed è fatto. Di base è così. Molto molto facile. Passi insieme al radicamento. Certo che si possono usare insieme. Infatti è molto una rottura di coglioni. Però non avevo pensato al fatto che non si potesse sostituire il Pokémon, sapete. Parassistema ovviamente è 1000 volte meglio. Cioè radicamento, non hai nessun motivo per usare radicamento. Magari giusto, ecco, parassistema non può essere utilizzato sui Pokémon erba. Però, detta sinceramente, radicamento ti ridà troppi pochi HP. Ti dà la metà di HP che ti dà parassistema. E parassistema ammazza pure l'altro Pokémon. Quindi non hai nessun motivo, onestamente, per utilizzare radicamento. Fa proprio schifo. Cioè puoi fare tipo una combo super cancerogena con sostituto, radicamento, parassisseme. Allora proprio vuoi dare il massimo fastidio e avanzi, no? Però non hai motivo di usare radicamento, fa veramente cacare. Ok, hai Giancarlone. Ormai sarà bello che maxato comunque un attacco speciale Giancarlo, anche perché stiamo prendendo 4 a botta di attacco speciale, massimo è 252 di EV. Morti 8, che è morto. Chat, qualcuno faccia la lista dei morti. Fate la lista. Finito le mosse. Tuoniamolo, va bene. Fiamo di livellare Giancarlo per vedere quanti punti prende, poi cambiamo. Giuliano, ok, poi? Per dire che magari alcuni non sanno chi cazzo i Pokémon è. Ecco, Giancarlo paralizzato, molto bene. Proprio quello che ci serviva per essere ancora più lenti. No, Pippo non è morto, non ti cazzate. Ecco, una cosa che sicuramente in questa ROM non c'è, che i Pokémon avversari ho paura che non siano effsati. Diciamo è stata fatta un po' così questa ROM, però possiamo dire che è vecchia. Se il creatore l'avesse un po' aggiornata nel tempo sarebbe diventata effettivamente Smeraldo perfetto. Così purtroppo è Smeraldo abbastanza imperfetto. Ma vabbè. Ok, vediamo, adesso saliamo di livello. Attenzione. Più 6 in PS Max, attacco speciale più 2, ormai siamo saturi. Ormai siamo belli che saturi, va bene. Vai, un po' di costanza adesso. Ma siamo belli che saturi, ragazzi. Tic. Tic. Vai, siamo ancora un po' ambrogio, poi basta ovviamente. Ma andiamo, tanto ormai... Minchia, magnitudo 10 è uscito. Meno male che non fa un cazzo di danno. Magnitudo 7. Questo, minchia, se mi critta, ragazzi, è pericoloso. Ma che sono tutti sti Diglett? Porca miseria. Tutti sti cazzo di Diglett. Sto bene, Aleffe. Grazie, Chiorba, per gli 8 mesi. È intornato. Io non metto Cacton perché ho paura di Magmar, che, insomma, dà un po' di fastidio, effettivamente, Magmar. Antidoto, antidoto, eccolo qua.
Ma il Tudo 10 è una 150. Infatti fa un sacco di danno, nonostante fosse un Diglett merdoso al 20, mi ha fatto un sacco di danno. Beh, ci sta effettivamente forte. Ok. Più 4 PS max, più 7 attacco speciale. Sta salendo, ragazzo, sta salendo. Facciamolo salire ancora un po'. Così anche Costanza. Intanto maxiamo Costanza, che sicuramente non è al massimo. Che palle, tutti sti po'. Ho dei Pokémon lentissimi, purtroppo, questo sì. No, è 150, 150. Mytudo 9 è 130, Mytudo 8 è 110. No, Mytudo 8 forse 90, sapete. No, allora 100, allora mi sa che è 130 Mytudo 10. Boh, avevo guardato l'altra volta, non ho voglia di guardarci adesso. Mi sa 130 Mytudo 10, 110 Mytudo 9 e Mytudo 8 è una 90. Tutte le animazioni, sì, così ci mettiamo meno tempo. Tanto capirai che animazioni bisogna vedere qui. Facciamo in fretta. Facciamo così, appena Costanza sale al 63 smettiamo. E andiamo verso la palestra. Ok, Costanza, ce la puoi fare. Vabbè, ok, se no non ce lo tiriamo via. Leggiamo allora. Magnitudo. Magnitudo 10 è 150, Magnitudo 9 è 110. Ah, ok, non c'è un 130 di mezzo. Magnitudo 9 è 110, Magnitudo 10 è 150, Magnitudo 8 è 90, 7 è 70, 6 è 50, 5 è 30, Magnitudo 4 è 10. Magnitudo 9 è già più forte di terremoto, però la possibilità che... Cioè, statisticamente il danno medio è molto più basso, quindi ovviamente è terremoto tutta la vita. Però sì, Magnitudo può essere più forte di terremoto. Io quando ero piccolo... Andavo di logica e moltiplicavo per 10, no? Magnitudo 10 era 100, Magnitudo 9 era 90 e via così. Penso che molti avessero fatto questo ragionamento. Sicuramente meglio di punte. Che palle, pure la paralisi comunque. Vabbè, almeno non veniamo avvelenati. Qua... Per 5 volte di fila non abbiamo attaccato. Ci fa molto piacere. Io fino a una settimana fa... lo so, ma... ma sono cose che le impari soltanto guardando la wiki, queste, sapete? Si impara solo guardando la wiki, perché prima chi cazzo è che va a vedere il danno di Magnitudo? Cioè, una volta... Vedi, intensità variabile, sai che Magnitudo 10 fa un sacco di danno, Magnitudo 4 fa schifo. Che punto siamo arrivati? Mo' si vada a telepat appena finisco qua. Ok. Ok, Costanza ha rischiato di morire da un Diglett. Mi fa molto piacere. Molto, molto piacere. Tocca curarci. Poteva morirci Costanza lì, ragazzi. Non avessimo più attaccato, era finita. Non potevamo neanche scappare. Ok. Vediamo un po'. Costanza più 5 in piedi. Ah, ok, Costanza pure Sator. Ok, pensavo fosse più indietro, vabbè. Dai, Ambrogio ha preso abbastanza, direi. Taxi, andiamo. Ok. Stavo fissando. Sono... Stavo lì, ovviamente. Via il taxi. Via anche Dwayne Johnson, che ovviamente non ci servirà in questa occasione. Siamo dentro sempre Umbertona. Allora, com'è il team così? Secondo me Costanza potrebbe non servire qua, sapete. Perché effettivamente... Boh, oddio. È un po' che un acqua elettro che quindi fa comodo. Però non ha fulmine, ora che ci penso. È brutta sta cosa. Boh, ma c'è Patrick che c'ha fulmine, sti cazzo. Vogliamo Costanza. Potremmo mettere... Possiamo rimetterci per Carlo, sapete. Qui se becchiamo l'attaccante fisico, abbiamo l'intimidate, fa sempre comodo. Mare a Roma, lo diamo a... Questo. Visto Roma qua. Condizione esperienza lasciamo lì.
Questo c'è un abbaccachi nello zaino. E invece al Giancarlo diamo il Rapid Artiglie, che è lentissimo, giustamente. Ok, a Cacturn adesso lo portiamo a level cap. L'ultimo level cap era 62, quindi Ambrogio lo mandiamo subito al 62. E poi lo dovremo portare al 70 avanti alla prossima palestra. Terra Impesta. A Terra Impesta di base ci aiuta, però... perché abbiamo Sabbia Velo, però detta sinceramente lo useremo mai? Beh, sicuramente più di Radicamento. Sicuramente più di Radicamento, ragazzi. Ok, 62. No, no, un Bertona non lo porto ovviamente nella palestra psico, pazze. Cioè, ok, che ha tanti PS, ma poi a cosa serve? Cioè, con le mosse lotta, un 79 difesa speciale? No, 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 non lo si porta ovviamente. Ma ce l'ho già il team per la palestra psico, tranquille. Allora, ...200 attacco speciale, non male, va bene. Zoom! E... ok. Allora, dobbiamo anche pensare alle varie catture che abbiamo da fare, però c'è tanto... Tipo, qua c'è una cattura, però... siamo sempre in acqua, quindi... Quindi uno dice anche sti cazzi, no? Ne abbiamo tanti Pokémon acqua. Ok. Le animazioni ho dimenticato di mettere, vabbè. Mo le rimetto. Pugno spine! Gyarados sparisce. Va bene, va bene. È un inizio. Rimettiamo le animazioni. E salviamo anche. Tu 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 tu. Ah, quanto bel mare che c'è in questo gioco. C'è anche gente che si lamenta che Oen c'è troppo mare in Oen. Ma Oen è bilanciata perfettamente. Proprio con la lore, cioè metà terraferma e metà mare. In realtà non proprio metà metà, però insomma quasi, capisci? Cioè con il team idol, il team è perfettamente bilanciato, è bellissimo. Miglior mappa a mani basse. Poi anche il mare, comunque, c'è un sacco di roba da fare nel mare. Non è mare e basta. Tutte le zone con sub, tutte le grotte. Anche il miglior gioco, esatto. La gente si lamenta perché c'è il mare, cioè. Cioè anche nel mare c'è della roba da fare. Non è semplicemente mare e basta, devi soltanto superare. Tutte le zone sottomarine. Allora, siamo arrivati. Qui c'è la palestra. Tic. Ok. Allora, Ambrogio, your time to shine. Vogliamo già dargli una bella possibilità, vedere come se la cava, che dite? Aspettate, mi è venuto in mente una cosa. Mi è venuto in mente una cosa che potrebbe aiutarci. Prendiamo un attimo il taxi. Taxi? Una cosa che potrebbe aiutarci. Se Ambrogio muore sti cazzi. Vabbè, spero no. Allora, se muore... se muore dopo aver servito... dopo aver dato molta utilità in questa palestra, va benissimo. Perché dopo non ci servirà più. Beh, oddio, c'è la palestra d'acqua dopo. In realtà potrebbe far comodo. Però è comunque un Pokémon che non è un granché. Non mi ricordo minimamente. Qua cosa c'è? Yes, su. Ok. Allora, Detector. Non mi ricordo dove sta, però... ok, è di qua. Infatti mi ricordavo che era da questo lato.
Ok. Via, perfetto. Occhiali Sergi, guardate qua. Ciò che ci serviva perché potenzia le mosse di tipo buio. Ti hai scordato di Arcanine? Che vuol dire che mi sono scordato di Arcanine? Ah no, io me lo metto Arcanine però. Aspettate, dobbiamo modificare un attimo il team però. Calma, per Cumbertona non la voglio ovviamente. Devo mettere Pippo. Alla fine Pippo performa ovunque. Giuditta purtroppo non impara nessuna mossa. È un po' problematico come Pokémon Giuditta. Pippo ragazzi, boh, è Pippo, cioè non gli si può dire nulla. Forte ovunque, in qualsiasi spot. Mime con schermo luce? Non ce l'ha. Vabbè, ma sti cazzi poi. Cioè, va bene che il Sandrone anche avesse schermo luce. Poi cosa faccio per aver usato schermo luce? Lo guardo malamente. Vabbè. Lasciamo stare. Ok. Io direi che andiamo bene così. Io non penso ci sia un team migliore tra quelli che abbiamo. Sarebbe stato bello ovviamente avere la nostra Teresa, che ci avrebbe aiutato. Che è la Teresa, è un po' la versione forte di Ambrogio, però va bene anche senza. No. Non abbiamo Pokémon migliori. Allora, Sonia ci potrebbe stare per fare una sorta di rain team, no? Che mette la pioggia e poi gli altri usano surf, però... Sembra un po' fine a se stessa, Sonia. Costanza la vogliamo, ma io penso di no. Io direi Piercarlo. Fatemi un attimo rivedere la squadra. Allora, Gardevoir al 67. Mister Man al 67. La Kazama al 68. Espion al 69. Wobbuffet al 68. E Hypno al 70. Wobbuffet è sicuramente il peggiore tra tutti. Sono tutti Pokémon psico puro, quindi non c'è uno psico acqua, non c'è, ci sono soltanto proprio psico puro sono. Quindi di base non abbiamo dei veri counter se non Ambrogio e Gabriella. Ambrogio e Gabriella. La domanda è cosa fare contro Wobbuffet. Wobbuffet lo si può shottare. Tipo se si fa finta più palla ombra si shotta secondo me. Finta più palla ombra si può fare. Allora, se io cerco MT, Tossina dove si pre... Ma Tossina ce l'ho già io oltretutto. Perché in caso... dovrei già averla. No, non ce l'ho Tossina. Si trova... al cammino arde... Ah, è vero! È vero, con forza. Secondo me potremmo fare anche senza, ragazzi, sapete, la butto lì. Potremmo fare anche senza, proprio di cattiveria, di ignoranza. Andiamo lì e lo meniamo malamente il Wobbuffet. Non ho niente da dare a Banette per aumentare l'attacco, purtroppo, no. Controllo, ma no. Non so se ho qualcosa qua, ma non credo. Ma va, c'ho solo delle merdate qua. Vediamo se posso depositare qualcosa che non mi serve. La palla fumo sicuramente, la scoma cuore. Ok. Abbiamo un PS su, aspettate. A chi lo diamo questo? Diamo ad Ambrogio, direi. Ecco. Wobbuffet non è 4 per all'erba. No, mi dispiace. Io me la rischierei senza Tossina, ragazzi. Ce la rischiamo senza Tossina, così. Raga, sono psico puro. Soltanto spettro e buio e coleottero. Che vabbè, stendiamo un velo pietoso per i coleotteri della regione di Hoenn. Teniamo Distroma più occhiali neri. Andiamo. Vediamo un po' queste belle palestre in doppio. Mi piacciono le lotte in doppio. Sono più rischiose come piacciono a noi. Serve un po' di rischio comunque in questa challenge, ragazzi. Sennò sarebbe troppo facile.
Guarda, chi è la cadabra? Cioè, non ha manco evoluti. Tac! Tac! Minchia, però già al 67. Bisogna stare un poco attenti qua. Eh sì. Wynout e Alakazam. Oddio Alakazam, quello picchia. Però fa sempre divinazione la Kazam, per qualche motivo. Ci piace. Perché il cadavere doveva scambiare, ma non aveva amici. Unlucky. Resti in amicizia. E voilà. Sì, allora, Boba Fett e lo sciotto se faccio... se gli vado doppio, ovviamente. Se vado doppio lo sciotto. Mi fa sempre ridere vedere gli Unknown, mamma mia. Poco merdosi. Non ipnosi, eh. Tac. Ipnosi di nuovo. E voilà. Più 5 un attacco speciale. Ambrogio dopatissimo. Ok. Sono ben segni a non. Vabbè. Dipende dai punti di vista, immagino. Vai, altra lotta in doppio, senza paura. Ralts e Grampig, mamma mia, ragazzi. Di bene in meglio. Attenzione. Ambrogio in pericolo. Ambrogio in pericolo, che qua potrebbe farci discretamente male. Ok. Questa è una mossa volante che... vabbè, non sapevo neanche su chi l'ha tirata. Va bene, sparisce. Gli Anon sembrano leggendari. Dipende dai punti di vista, immagino. Ok, altra lotta in doppio, senza paura. Ok, allora. Finta su Kirlia, pallombra su Medicia. No, troppo rischioso. Troppo rischioso. Se Medicham tira calci in volo Ambrogio, Ambrogio lo salutiamo per sempre. In questi casi serve per Carlo. L'ho portato apposta. Oddio, anche Patrick volendo, eh. Che tanto Patrick se la tanca. 120 di difesa. Vai, Patrick. È un bel pallombra Medicham. Ecco qua. Vabbè, contropieno, ma... allora, non m'avrebbe... m'avrebbe fatto comunque un pochino di danno. Ma poco, in realtà. Full vita, di certo, non m'avrebbe tolto granché. Allora, cosa tiriamo qua? Boh, andiamo di surf. Ok. Altro surf e altra palla ombra. E voilà. Adesso surf e palla ombra di nuovo. Tic. Facile. Molto facile. Adesso liberiamo lo spot. Ho sbagliato. Ah, mi sa... ah, sono arrivato. Ah, aspetta, vado un attimo a curarmi Pokémon, così. Siamo pronti anche con tutte le mosse al massimo. Dobbiamo livellarli anche adesso, eh. Ah, questi non avevo battuti. Vabbè. Vai, vai. Grandi Pokémon, ragazzi. Molto bene, dicevamo. Un attimo stunnato, ero convinto di averli battuti, invece. Sa che devo rifare tutto, vero? Sì, probabile. Devo rifare tutto, sì. Ok, e voilà. Fatto. Con una rottura di coglioni sta palestra, devo dire.
Così. Poi così. Così. Ecco qua. Un piccolo test del qui, ragazzi. Un piccolo test del qui. Ok, siamo pronti a raggiungere il level cap. Tutti al 70, ragazzi. Tutti al 70. Gabriellona. Cosa impara Gabriellona? Ah, rancore. No, no, no. Manco per il cazzo che insegno rancore. Mossa totalmente inutile. Gabriele al 70. Giancarlo al 70. Patrick al 70. E te hai ragione, non vorrei mai miscliccare. Salviamo. Recluso le caramelle rare, perché così evitiamo di perdere un sacco di tempo, visto che la sfida sta nel raggiungere il level cap, ovvero il livello dei Pokémon più forte del capo palestra, e sfidarsi così ad armi pari, capito? Quindi, piuttosto che perdere 60 anni in allenamento, io, una volta che sono davanti al capo palestra, utilizzo le caramelle rare, così si arriva al famoso level cap e non si perde tempo. Non ho idea, Tylun, qual è il più usato, non ho statistica a riguardo. Allora, io direi Gabriele Ambrogio, molto molto facile come... come entry. Assolutamente. Se non usasse caramelle rare mi cagherei un po', visto che in questo ramo sono... Esatto, qua soprattutto in allora, in smeraldo normale non lo usate, perché alla fine non passò tanto tempo a grindare. Ma in questa Chrome, ragazzi, i livelli sono troppo alti. Cioè, sapete come ci vuole portare i Pokémon al set al 90 per la Lega senza stare a usare le caramelle? Cioè, una rottura di palle allucinante. Non si perdono gli EV, no, Whist, non è che si perdono gli EV. Io ovviamente quelli li ho presi, quindi si perdono, cioè si perdono, non si ottengono livellando con le caramelle rare. Ma se io già li prendo prima, ovviamente si mantengono le statistiche, capito? Per quello ho avvisato prima. Andiamo, dai! Non te l'aspettavi, fu, non te l'aspettavi! Volevi! Leggere il peso dell'altro, beh sì, sono quelli che... A te il conduello, oltretutto. Va bene. Eccoli qua, i bambini in pigiama. Gardevoir e Mr. Mime. Allora. Il più è capire dov'è lo spot per attaccare Wobbuffet. Anche se non potremo capire, non potremo sapere ovviamente quando ci mette Wobbuffet. Quindi io direi che diamo tutto su Mr. Mime. Aspetta, fammi vedere. Dovrei partire prima Gabriella, giusto? 107, 96. Ok, Gabriella attacca prima di Ambrogio. Il che è buono perché fa più danno. Quindi direi palla ombra su Mr. Mime. Io non penso che Gardevoir abbia gelo pugno, ragazzi. Purtroppo non hanno cambiato i moveset di sti Pokémon, per quello è abbastanza facile. Gioco di ruolo, vabbè. Va bene. Copiato sabbia velo. Pensate che roba. Ok. Mr. Mime saluta. Vediamo se entra con Wobbuffet. Eccolo, bene, bene. Gli arriva una finta gratis. Ovviamente non lo shottiamo. Faremo un 50%, forse un po' di più. Buono, buono. Ok. Baccacedro tanto non gli recupera un cazzo. La quantità di PS che ha. Direi che possiamo andare così. Ok. Gardevoir usa mosse completamente inutili. Se stai lasciando la Bob, fai tanto non può attaccarti. Effettivamente con questa vita non mi può attaccare. Però vorrei tirarlo giù io, sinceramente. Per evitare che faccia macumbe. Prima che faccia destino obbligato, ecco. Ok.
Devo dire, siamo veramente forti. Ma sapete qual è il problema principale? È la I, perché se ci fosse una I più decente sarebbe tutto più difficile. Però, cioè, vederli che nemmeno mi tirano psichico, che fanno divinazione a spam, è un po' me. Guarda, calmamente. In realtà ci stava anche calmamente, però vediamo cosa fa Espion. Psichico, ok. La prima mossa è entrata. Ovviamente ci ha fatto un sacco di danno, ovviamente. Palla ombre entra, alla Kazam saluta. Cioè, se ho fatto doppio psichico su Cabrella era morta, fate conto su questa cosa. E poi c'è Ipno, il loro Pokémon più forte. Vediamo un po' se Espion muore. Mamma che pizza, Ambrogio! Che pizza che tiri, Ambrogio! Oddio, Gabriella, no! No, no, Gabriella! Mi ero dimenticato divinazione. Con le unghie e con i denti. Si aggrappa alla vita, Gabriella. Si aggrappa alla vita. Non vuole salutarci, Gabriella. Non vuole salutarci. Gabriella non morirà oggi. Potete dirlo forte. Divinazione anche lui, va bene. È tranquillo che li duri tutti sti turni. Esatto! Tutto grazie, ecco! Tutto grazie alla difesa speciale evsata un pochino con quei Grumpig. Pensate voi. Pensate voi. Pensate se non avessi attaccato quei Grumpig. Sarebbe morta, perché non avrebbe avuto quei punticini in più sulla difesa speciale. Divinazione non aveva 100 PS fissi, no. No, 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 no. Anche perché lì non avevo mai nella vita 100 PS. Devastante, ragazzi. Devastante, cioè calmamente, grazie, grazie. Minchia, proprio uno! Uno proprio. Incredibile, la bandana che non aveva... La bandana invisibile. Un PS, Gabriella. Un PS. Uno. Non due, non tre. Uno. Se fosse andato davanti alla palestra solo con le caramelle rare, non avremmo avuto abbastanza difesa speciale per poter reggere. Guardali, guardali. Ok, molto bene. Molto bene, devo dire. Adesso io quasi quasi il Dwayne Johnson me lo prendo e me lo gioco anche. Voi cosa ne pensate? Ho voglia di giocarmi un bel Dwayne. E un Bertona, ovviamente. Un Bertona non può mai mancare. Diamolo a Dwayne, rapide artiglie. Dovremmo anche insegnargli delle mosse un po' più decenti al Dwayne, sapete? Solo che Frana la insegnano al Parco Lotta, quindi ho paura che si fa senza mosse roccia. E se no noi possiamo riinsegnare caduta massi. Perché non do precedenza ai Pokémon acqua? Perché voglio variare un pochino. Voglio variare leggermente. Ok. Banette ha levitazione, vero? No, non ha levitazione Banette. Allora non possiamo usare terremoto. Vabbè, sti cazzi, ma tanto siamo con quella... Ma sì. Esplosione sdoppiatore.
Cosa abbiamo? Vigore, peccato. Quindi vabbè, sdoppiatore ci facciamo un po' di danno, ma va bene. Ah, prendiamo un attimo il taxi. Anzi, secondo me non è tanto utilizzabile purtroppo con sto set, sapete? Forse dobbiamo aspettare ancora un po' per utilizzarlo, facciamo così. Facciamo che rimettiamo... Togliamo il taxi, via. E ci rimettiamo Pippo, che vabbè, è troppo forte Pippo, ragazzi. Non serve spiegare il perché, direi. Però lo useremo Dwayne prima o poi. Va usato in qualche modo. C'è un bel moneta muleto. Ok. Andiamo. Chiorba, grazie al sub. Non sono stato ringraziato prima. Ragazzi, se vi piace la live, mi raccomando, abbonatevi gratis con Amazon Prime pagando 3,99. No, sempre qua ad attendere. C'è il grande Scott qua. Addio. Ok. Allora, a Umbertona pure a portare al 70, giusto? Portiamo al level cap anche Umbertona. Umbertona al 70 e tutti gli altri già ci sono al 70, quindi a posto. Vai, combattiamo! Un Zubat al 69. Molto bene. Desa Super, sta settimana farò uno spacchettamento. Stand Master 2 è il buono, non... Non è nei piani. Ok, quello... Coleottero volante. Abbiamo un lavoro per Giancarlo. Vento argenteo, va bene. Fulmine, arrivederci. Combattiamo anche contro questo. Manectric. Bruciapelo. Facciamo vita al tiro. Qui fallisce tuono, molto bene. Ah, gli spacchettamenti, dici? Bene, sta settimana bisogna vedere quando mi arriva. Io ho già ordinato. E quando mi arriva il pacco di fantasy, lo vediamo. Tanto questo si becca un bruciapelo nei denti. Tuc. Chiedo al 69, potrebbe mai esplodere? No, ci farà psichico, ragazzi, va bene? Vero? Idolo d'argilla, fammi dare un'occhiata. Esplosione, cosmoforzi, per raggio e terra in pesta. Gabriella. Pensaci tu a fare... a disinnescare, Gabriella. Terra in pesta. Poverino, non c'ha mosse per attaccarmi, quindi effettivamente. Molto triste per Claydol. Kickbox ordinato, vedrete. C'è anche un po' di Pokémon, ovviamente. Ultimamente ho deciso che riprendo a fare anche un po' Pokémon. Metà spacchettamento Pokémon, metà Yu-Gi-Oh! Faccio. Si può passare? Che butta fuori questo delle discoteche? Mai tiena! Ah, Bertona si è beccata, purtroppo. Ok, facciamo gran fisico allora. Così torniamo a più zero. Più zero d'attacco, più uno difesa. Furto. Ci ruba! Gran fisico. Controlliamo il portafoglio, ragazzi. Molto bene. Riduttore. Ah, non ci fai niente. Vai, Umbertona, pompati. Pompati, Umbertona. Vai, Umbertona, provocazione, ci penso io a te. Mi provochi? Boom! Ucciso 40 volte questo Maitiena. Certo che ce ne saranno altre, Sir Barristan, però poi, cioè, le challenge continuano. Io voglio rifare la No Exp Challenge su Smeraldo. Ovviamente non la faccio subito, anche perché, cioè, stiamo appena finendo una serie su Smeraldo. Non voglio farne un'altra subito, ovviamente. Cioè, sarebbe molto ripetitiva come cosa. Però prossimamente lo farò. Linus scassato. Licky Tang, mamma mia. Che cesso, sparisce. E Umbertona c'ha tanti PS. I Pokémon con più PS di tutti c'è... vabbè, Blissey ovviamente.
C'è sicuramente Ariyama, Wobbuffet sicuro. Poi boh, chi ci sarà? Ci sarà Vaporeon sicuramente. Vabbè, sì, vabbè, Eterna, vabbè. Non sto è vero, e nuove gen non le conosco, ragazzi. Sto pensando alle prime tre. Wailord, vero, Wailord era tantissimo. Drifblim è vero, pure quello ne ha. Golbat non ci voglio mettere un Bertone davanti contro Golbat. Direi che Patrick è perfetto per questa occasione. Go Patrick, go. Veleno denti. Ok. Psichico! Slaking pure, è vero, Slaking. Shedinja. Zaffirobino. Giocato. Non ha senso giocare Zaffirobino. Cioè, Smeraldo è troppo più completo e anche il livello di difficoltà è più alto. Si stava incazzando. Cleciro, grazie ai 35 Fieri. Mesi. Quasi bentornato. 3 anni di assicurazione sullo streaming. Grazie mille, bello, bentornato. Sei sempre chiamato così, Cled? Non credo. Tic. Madonna la povertà, purtroppo in chat ne vedo tantissima. Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa per la povertà. Forza con questi Amazon Prime. Dai, vedo tante coroncine. Battuto anche questo, mo scassiamo anche... Oh, Torkoal. Torkoal al 70. Cosa avrà Torkoal al 70? Voglio... Sono curioso. Torkoal al 70 ha... Onda calda, flagello, amnesia, ferro, scudo. Secondo me se la gioca di amnesia, però. Sti cazzi, go Pippo, go. Infatti è nato in amnesia. E tiriamo idropompa nei denti e comunque lo sciottiamo. Ok, c'è il combattimento qua, c'è il combattimento. Nel Ciro Cirdix 100, cambio una super pozione, in base al tempo. L'importante è la fedeltà. Con i punti posso finalmente andiamo prendere il set di piatti al supermercato. Grande Clashiro, grazie mille, caro. Rocco, Team Magma, che senso rubare il carburante al razzo? Hanno rubato. Ah! Gianna, mi aiuterai? Lottiamo insieme, dai. Ma sì, dai. Allora. Chi ci giochiamo? Io direi Umbertona, Patrick e Pippo. Devo anche Giancarlo, non so perché. Pippo potrebbe... No, dai, Pippo, dai. Andiamo così. Webcam. Merda, è caduto tutto. Metan, Skymory, Aggron, che fighi Pokémon acciaio, ragazze. Che fighi, mamma mia. Poi magari l'ha cambiati, eh. Ci piaceva vedere quello. Vediamo un po', però. Ok. Aggron Camerupt. Ma come il 42? Ragazzi. Questo è un bel problema, però. Non ne serve a niente il mio compagno. Oddio, devo far tutto io qui. Bustati, Umbertona, bustati che è meglio. Camerupt fa terremoto. Raga, questo è un grosso problema. Cioè, sto giocando uno contro due qua. Non ci ha fatto un cazzo. È buono. Allora. Vital tiro su Camerupt. Con lo spam a protezione. Ragazzi. Adesso Camerupt fa un altro. Oddio, è andato su Aggron, meno male. Vabbè che su di me non poteva farlo perché è un livello sotto. Quindi sti cazzi in realtà. Quello è un Pokémon che non mi preoccupa minimamente. Ma sti Aggron qua, ragazzi, hanno solo proteggersi. Vabbè.
Meno male che abbiamo un Bertone, ragazze. Sdung! Ottimo. Cosa abbiamo adesso? Oddio santo. Qua non ha alcun senso tenere un Bertone, vero? Anche perché se quello mi fa vampata o robe simili è finita. Oddio, eruzione di Kamerupt era una 150 diviso 2, perché comunque eravamo in 2 stab. Sì, ci fa più male Charizard, sicuro. Tocca tirare dentro Pippo, mi sa. Go Pippo, go! Rocco in questa sfida dimostrazione che questa ROM non è troppo perfetta, è vero. Che era di Drago? Mamma mia, ragazzi. Cosa sto vedendo? Quello continua a boostarsi la difesa. Agro non usa tono. Agro, ragazzi, ha un moveset migliore di quello di Charizard, perché il moveset di Agro è stato fatto dai creatori di Pokémon, mentre quello di Charizard è stato fatto da un coglione. Se quello è l'anno di tuono, no, abbiamo fatto un cazzo. Vabbè, però così prendiamo doppia kill, turbo fuoco, mamma mia. So che Agro impara tutto. Shottato di turbo fuoco, ragazzi, rip. Sarebbe bello se ammazzando gli Skarmory poi potessi entrare con un altro mio Pokémon. Beh, via Charizard, via Mawile. Ah, faccio tutto da solo. Vabbè, c'è da dire che finché Rocco protegge e loro vanno su Rocco, a me va benissimo, eh. Pidgeot alla Kazam. Allora, io direi che potremmo tentare un idropompa su alla Kazam qua. E fa divinazione, ovviamente. Ok. Non so se lo shottiamo. E infatti non lo shottiamo, immaginavo. Tanta difesa speciale alla Kazam. Attenzione! Guarda, precisa per proccare il sincronismo. Ah, Skarmory è veleno. E quindi... Ok, è importante che non lo procchi a me per qualche strano motivo. Direi che andiamo su geloraggio su Pidgeot, tanto ormai... Ottimo. Vai, continuate a colpire Rocco. Bravissimi, ragazzi. Così si fa. Ottimo, ottimo. Bene, bene. Geloraggio su Pidgeot. Che ride, ragazzi. Metenga al 42 contro Kamerupt al 69. Minchia, ha tankato Pidgeot. Non scherza proprio. Attenzione. Brutto colpo, meno male. Ok, sparisce. Che roba, ragazzi. Che fight. Abbiamo svegliato Grado, ma non siamo riusciti a prendere il controllo. Avesse avuto un'intelligenza artificiale effettivamente intelligente, sarebbe stata difficile per me. Che giocavo uno contro due qua. Ok. Andiamo a trovare Rocco che ci dà sub. Devi trovare la chat solo abbonati. Cosa vuol dire? Non l'ho inserita. Ho saputo che c'è un modo per parlare tra solo tramite abbonati, però non ho idea. Comunque la chat ogni sabbio non la metto perché, cioè... Non ne vedo il motivo adesso di metterla. La famosa deficienza artificiale. Ecco qua, Rocco. Ok. Ci ha dato subbe. Dobbiamo cambiare il titolo. Il titolo. Ultima palestra per il meme. Anche se niente non la faremo oggi. Caramellera l'ho preso con PKX. Infatti ci sono pieno di trucchi, però con PKX che ovviamente ti edita il salvataggio come vuoi. Allora, abbiamo un sub. Mi sa che tocca darlo a Pippo. Dovremmo togliere idropompa. Tornado. Ah, non che...
da dire che Tornado è un meme come mossa, però boh, è l'unica mossa drago, quindi potrebbe vagamente servire. Non lo so, non credo in realtà, eh. E Reaction a Gaming quando le porti? Qualcuno non ha visto l'ultimo video sul canale, mi sa. Quindi hai risolto quel bug a fine gioco? Cosa vuol dire? Ci prendiamo Ambrogio, ragazzi. Visto che andremo in acqua, Ambrogio fa comodo. Perché lo lascerei comunque? Beh, oddio, non... non lo so, non lo so. Prendiamoci Lanturn. Al posto di Pippo. Abbiamo tanti Pokémon pressoché uguali, cioè tipo Giancarlo. Sì, sono Pokémon volanti. Aggiornaggio per i draghi, è vero. Allora sì, fanculo. No, ma non era solo per quello, era più che altro per, beh, chi, che ne so, contro un Pokémon acqua, dove con mosse acqua e mosse... e mosse ghiaccio non gli fai danno, però effettivamente dici sti cazzi, dai. Tanto per una 40 ne fai anche a meno. Allora sì, andiamo sub, tanto poi possiamo toglierlo sub. È che sub in sta gen fa veramente schifo, infatti poi l'hanno buffato, da... ah no, è 80 qua, è già 80, pensavo fosse 60. I VOD, allora, su Feric VOD, intanto punto esclamativo VOD, e andate a scrivere Feric VOD, dove sta uscendo tutta la prima Pandora e tutta la, 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 il parco Lotta, robe che non sono mai uscite su YouTube. Iscrivetevi. Grazie, Disa Super, per il premio, non t'avevo visto. Ah, sì, t'avevo visto. Vabbè, non importa. Intanto mi perdo dei sub. E... ok, abbiamo sub, perfetto. Otto lui comincia Pandora 2, gente sappia... beh, quella però le persone hanno visto. Diciamo Pandora 1 era più interessante a quel punto di vista. Sicuramente. Abbiamo repellente max. Repellenti normali. Abbiamo anche dei super repellenti per caso, no? Ok. Compriamo dei repellenti max che i repellenti stanno finendo. Comunque sto dicendo, sì, per adesso non uscirà. Questa, non ancora almeno. Su VOD. Però sì, si possono guardare qua su Twitch. Si possono comunque guardare qua su Twitch, ragazzi. Ecco qua. Allora, catture. Ne abbiamo un po' effettivamente di catture. Solo che sono tutti Pokémon acqua merdosi, ragazzi. Cioè, non lo so. Siamo... ah, oddio. Siamo strapieni di Pokémon acqua, ragazzi. Dovresti vedere come funziona la speedrun di Pokémon Smeraldo? Sì, sì, la farò prima o poi. Ok, vediamo un po'. Squamacuore! Let's go! A casa! A casa! A casa! Ci picchiamo Ambrogio più Patrick. O ne è piena poca un'acqua, sì sì, infatti. Però tanto, boh, le possiamo tenere le catture, tanto. Fulmine e pugno spine. Tac e tac, via, sparite. Caro di Kedogri, potrei catturare... Caro di Kyogre... cioè, se è una domanda se si possono catturare in generale, sì. Per la challenge ovviamente no, anche perché sto andando un po' la lega. E comunque gioco senza leggendario. Ok. Via. E via. Fatto. Molto facile. Ora, combattiamo un po' contro gli allenatori che si beccano. Così. Così. E così. Molto bene. Patrick too strong. A me sta musichetta piaceva un sacco. Possiamo tentare una cattura qua. Vediamo un po' cosa esce almeno qua sotto. Magari... eh no, già.
Abbiamo Lanturn, quindi non possiamo prendere la linea evolutiva. Grande perla. Attenzione. Un Gorbis. Vediamo un po'. Allora, non lo userò. Spoiler. Però non fa neanche schifo come Pokémon, devo dire. Non è di certo un bel Pokémon, però c'è da dire anche questo. C'è da dire anche questo. Nuoto Velox, che in realtà è tanta roba. Ma tasso di cattura come si è messi? Sante, accettabile. Boh, fa abbastanza schifo Gorbis, ragazzi. Until sì, penso non che sia più forte. Però Psychic vediamo se sopravvive. Se sopravvive è degno della cattura, altrimenti no. Ammetto che gliel'ho fatta un po' difficile con Patrick. Psychic di Patrick effettivamente era un po' difficile come challenge. Ceneride! Oddio, cattura Ceneride. Ce l'abbiamo già. Purtroppo. Non potrò mai più usarlo questo Pokémon. Ok. Vediamo cosa c'è qua sopra intanto. Ok. Va bene. Ma mi regalate qualcosa? No? Acqua magica. Minchia, è proprio la fine. Cioè, va bene, va bene. Hai fatto la stab psico. Lo so. Vabbè. Bisogna comunque testare i limiti, no? Dico bene. Mettiamo Giancarlone davanti. Tiriamo un amo buono. So che c'è Neride, ragazzi. Vediamo un po' cosa si trova qua. Attenzione! E niente. Non molto male, non molto bene. Maledizione. Che palle, io vi giuro, la pesca in sto gioco è insopportabile. Mi sa che non sono stati editati i Pokémon qua. Ho come questa impressione. Andiamo con l'amo vecchio. No, niente. Non sono stati editati. Ma siamo folli, siamo pazzi! Aia! Stronzo! Ma guarda te! Follia pura, andare in giro e beccarsi Gyarados che fanno iperraggio, cioè, ma dove stiamo? Ma dove stiamo? Ok, allora. Via da qui. Dobbiamo andare a cercare il Lusottomarino. Lusottomarino. Una roccia. Pezzo stella. Un allenatore, va bene. Molto bene. Minchia Giancarlone, ma non l'hai nemmeno shottato. Vediamo un po' cosa si trova qua. Clamperl. Vabbè. Che meme, ragazzi. Che meme. Ok. Una bella rete ball. Ecco qua. Che nome diamo? Non dite Perla, perché no. È brutto. Veronica, ci sta. Ma Gianna sono io, non posso dare il mio nome al Pokémon, scusate. Tieni Pippo, tieni. Iperpozione, mamma che casino che c'è in sto inventario, ragazzi.
È troppo incasinato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ecco. Mi è sempre piaciuta sta musica. Basta qualcosa. No, dentro sì però. Un Golbat. E oh! È un Pokémon volante! È un Pokémon volante, ragazzi! È un legit taxi, finalmente! Adesso crit di forza, muore. Devo provarci, ragazzi, non ci metto 60 anni a catturarlo. Cioè, che poi non userei Crobat. Beh, però c'ha... Ma perché tossina Crobat, in realtà? Insomma. Vabbè. Crobat non poteva imparare... No, sì, sì. Certo, certo. No, chiamiamo Uber. Uber. Zuber era più bello perché in quanto Zubat, però effettivamente va bene, dai, Zuber. Zuber, anche se non è uno Zubat, va bene, Zuber. Adesso però usiamo i repellenti, grazie. Tempo di fare i difficilissimi rompicapo. Non ho spaccaroccia, porca puttana. E niente, tocca farlo, mi sa. Togliamo tuono, dai, sti cazzi. Non userò mai tuono. Infatti possiamo... Tuono si può anche comprare, oltretutto. Quindi sti cazzi di tuono. Ora che ci penso. Ma perché hanno Beedrill questi? Non ha nessun senso. Vabbè, via. Hanno Beedrill loro. Kingler. Aia! Tanto non ci fa un cazzo perché martellate speciali in sta gen. Che schifezza. Tic, tic. Ammetto che non mi ricordo benissimo il pattern, però non importa. Ma com'è al 36? Così, cioè, questi non sono stati editati, ragazzi, così a occhio. No, ho sbagliato. Ah, c'è sbagliato. Ho già fatto la Lega. Ma c'è scritto ottava palestra nel titolo. Come faccio ad aver fatto la Lega? Era di qua comunque. Ecco qua. Ni. Strunz. Ok. Altro repellento. Fammi capire qua. Sopra. Giusto. Corretto. Risposta esatta. Ma chi cazzo c'ha voglia di farli questi? Vai, combattiamo. Non tenga paura. Oddio, tenga paura adesso. Ah, Swampert attaccherà dopo Ambrogio, perché questa è la vera domanda. Se questo caccia al lute remoto, siamo un po' nei guai. Swampert è lento, ma Ambrogio pure. Questo è il problema principale. Ho
Siamo tutti lentissimi. Scontro su Twitch CIRDX 100. Io farei così. Mettiamo dentro Pip buonanotte. Tutto al ritmo, scontroso. Grazie mille dei beats. Molto molto gentile. Pugno spine su Swampert. Questo me l'aspettavo. Maledetto. Aia! Ah! Ok, pensavo molto peggio. Stai registrando, sì! Diamo un'idropompa su Wailord, così. Swampert usa Protect, perché non si sa perché in sto gioco giochino così. Questo Wailord fa zampillo, fa un po' meno. Bello sto danno! Jumper ci saluta perché 4 per all'erba e buonanotte. Flygon, attenzione. Lui ce lo può fare il tetamoto. Oh, lui ha fallito. Ha fallito lo strunz. Flygon saluta. Grazie Yami Dark per il Prime. Benvenuto carissimo, benvenuto. Le, via. Molto bene. Ultimo Pokémon, un Crobat. Contro Crobat ovviamente swappiamo. Direi ci possiamo piazzare un Giancarlo. Ok. Tutto normale, a posto. Tic tac, morto. Molto bene, proseguiamo. Altro puzzle incredibilmente difficile. Via. E Tetamoto, molto bene. Questo ci servirà. Allora, un attimo che qua bisogna curarsi i Pokémon. Troppo tocco usare le iperpozioni perché c'ho solo quelle, ma va bene. Tanto siamo ricchi! Dico bene, ragazzi? Quindi sti cazzi. Ecco qua. Kyogre! Ivan, fermati! Sei sempre tu, ammira! Ammira la bellezza, forma dormiente del Pokémon antico Kyogre. A tempo che non vedo te devo questo giorno, tu abbia fatto dimmi bla bla bla, devi sparire adesso! Forza e coraggio. Vediamo cosa c'ha il nostro Ivan. Sei Pokémon. Pelipper, ok. Livello 70. Noi abbiamo il grande Giancarlo davanti, quindi non abbiamo di certo paura. Giancarlo outspeeda Pelipper, probabilmente per rapire artigli. Non penso che Giancarlo possa outspeedare qualcuno. Swampert è lui, invece un problemino ce lo può dare. Purtroppo non abbiamo un po' con volanti, quindi... cambiamo in Ambrogio. Sperando che non critti con il Tetamoto. Magari fa protezione per qualche motivo, ma non credo. Oddio santo, ma perché... Non riesco mica a capire questa mania di usare Protect. Ma fammi vedere il moveset di Swampert, che io non capisco. Swampert. Allora. Livello 72. Rimonta, terremoto, protezione fanghiglia. E lui fa protezione e basta. Non capisco perché. È proprio rotto. Non capisco perché Swampert si è rotto. Ma, cioè, lo fanno a ripetizione proprio a prescindere. Non capisco, non lo so. Non capisco. Grazie, pesciolino per i 3 mesi. Bentornato, bello, bentornato. Sa perché Swampert non attacca? Preferisco guardando Kyogre a livello di gioco, non di bellezza.
Non lo so, perché io non li gioco i leggendari. Io gioco sempre solo senza leggendari, quindi non te lo so dire. Forse Kyogre. Perché la combo piovischio più tuono è bellissima, secondo me. Principalmente per quello. Poi c'ha Zampillo stab, mentre Groudon no, perché è tipo terra, ma c'è eruzione che non è stab, perché appunto è tipo terra. Non lo so, preferisco Kyogre in generale. Giocare competitivo? Nah. Non mi piacerebbe. Sharpedo. Provocazione. Vabbè, nel senso. Abbiamo fulmine e boom, trombato a posto. Era un terremoto. Sì, però non lo so, io ho detto, secondo me per la combo ci sta meglio così. Allora, calma con Milotic, bisogna stare attenti. Milotic ha specchio velo. Che vuol dire che io gli tiro fulmine, Milotic tanca perché è un Pokémon fuori dal comune. Ci fa specchio velo e Giancarlo muore. Mi è successo un sacco di volte. Cercheremo di evitare questa situazione. Salvaguardia, attrazione, idropompo e già danza. Oddio. Non c'ha specchio velo. Se non ha le mosse di Tate non ha specchio velo. Non lo so, ragazzi. Senza le mosse di Tate non ha specchio velo. Proviamo un tono onda. Siamo provocati, ok, niente. Proviamo forza. Idropompo, ok. Come immaginavo, non ha specchio velo, secondo me. Siamo in range di crit. Mettiamogli Patrick. Pioggia danza. No, non è editato, ragazzi. È Vanilla Milotic. Purtroppo non lo ammazzeremo. Ci vediamo a un prossimo video. Va bene. Roar di Grotti. Salvaguardia. Salve Fieric. Totalmente a compimento lo impara, davvero. Non ha... Minchia, è vero. Va bene. Che vabbè, di fatto lo puoi imparare, quindi è in tutti i moveset di Milotic. Grazie LG Team, grazie mille, caro. Bentornato questi 7 mesi. Politoed. Mettiamo di fulmine. Fabullo. E niente, fulmine. E anche questo è bello che è andato. I miei omaggi, riconosce che è del talento. Un attimo, questo è ancora il mio possesso. Sfera rossa, Kyogre può... Sfera rossa inizia semplicemente ad emanare la propria luce intensa. Kyogre pure sparisce. Boom, volato via. Che cosa? Non ho fatto nulla. Vabbè. Va bene. Adesso arriva anche Max. C'è la famosa scena in cui... Oh mio Dio, hai svegliato Kyogre. Niente. I bulli. Batti i becchi tra bulli. Adesso si esce e c'è il diluvio universale. Che è successo? Che scena spaventosa è mai questa? Ho fatto un terribile errore. Io volevo solo... Capisci ora, Ivan. Vedi le conseguenze disastrose del tuo sogno? Dobbiamo fare qualcosa! Certo che anche tu, Max, però... Da quale pulpito, oserei dire. Evitiamo di mettere numeri telefonici in chat, grazie. Se vi sentite soli, non c'è bisogno di scrivere il numero telefonico qua in mezzo. Gianna, che succede? Terribile, dopo l'ondata di caldo insopportabile è cominciato il diluvio. Cosa succede? Cosa succede?
Andiamo a Ceneride, via. Adesso ho anch'io il mio legit taxi, devo soltanto arrivarci. Devo soltanto arrivarci. Mettiamo davanti Patrick. Ma gli allenatori vogliono ancora combattere. Mentre sta per cadere il mondo, gli allenatori... sì, combattiamo. Noi più 4 in attacco, ma che cazzo. Vabbè. Sbagliato strada, mi sa. Repellente max qua. Non ho che notte in mezzo al mare, cosa ti aspetti? Va bene, effettivamente. Non tutti i torti. Allora, aspettate, qua sopra non ho visto cosa c'era. Ripete, molto costoso, ma io sono molto ricco e ne ho tante. Ne posso persino permettere di regalartene. Che generosità, ragazzi. Che generosità. Ma... non mi interessa Suspects Man. Cazzo, ho detto questa e va alla palestra. A Iridopoli. Ah, minchia, va. GG. Mila zeno spazio e prende Mew. Sì, sì, assolutamente. Vediamo lo Zuber. Finalmente abbiamo un Pokémon volante, ragazzi. Ok. Bisogna fare prima una cosa. Sperando che si evolva. Sperando che si evolva, ovviamente. Ok, si evolve subito, meno male. Non serve l'affetto qua. Ecco qua. Ora penso si possa volare. Spero si possa volare. Aha! Ora sì. Molto meglio. Gli abbiamo dato la Red Bull, ora può finalmente volare il nostro Zuber, avete visto? Facile. Zuber, andiamo! Suspect, non serve fare lo scambio per avere Crobat, deve livellare per cioè deve evolversi per affetto mentre livella. Il grande combattimento. Guardate come sono arrabbiati. Che sguardi intensi. Dung. 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 Bisogna fare qualcosa. Sì. Cosa avete combinato, bastardi? Sta notando quell'energia incontrollabile. Gianna, mi sembra di capire che dato sei quinte, bla bla bla. Ok, andiamo a fare conoscenza. Zium! Ascolta, Gianna, vedo Garadon Kyogre e ti viene a pensare che i Pokémon siano esseri di cui avere paura. Non è affatto così. Strada lunghissima, mezz'ora mi ricordo questa scena. Grotta dei tempi. Ah, si scende, si scende. Il grande Adriano. È lui, ragazzi. Adriano. Allora, tu sei Gianna. Ho sentito parlare di tue imprese. Mi chiamo Adriano. Prima ero capo palestra di Cenede, ma poi è successo qualcosa. Così ho lasciato la palestra nelle mani del mio maestro Rodolfo. Grado in Kyogre, i due Pokémon che stanno portando lo scompiglio qui sono Pokémon antichissimi. Ma non ci sono soltanto i Pokémon antichissimi.
Ce n'è un altro da qualche parte, in un luogo sconosciuto. C'è un poco antichissimo chiamato Rayquaza. Si narra che sia stato Rayquaza a calmare i due combattenti in passato, ma non è detto che si nasconda. Gianna, sai dove si trova Rayquaza? Ma perché dovrei, scusate? Se lo sai, dimmelo per favore. Chiaramente alla Grotta dei Tempi. Grotta dei Tempi? È qui. Mi aspetto ben altro a te. Dove potrebbe essere? Vabbè, sarà il Monte Pira. Il Monte Pira, quando ho incontrato la vecchia signora lì, non ha detto nulla. Dubito che abbia voluto nascondermi qualcosa. Potresti pensarci meglio? Non me lo ricordo. Cioè, magari non lo so, no? Non ti ricordi? Che problema? Non mi ricordo. Non ti ricordi? Che problema? Ma scusate, se non lo so? Cioè, perché lui dà per scontato che io debba sapere dove è Rayquaza quando non sono mai stato in quel posto e non ho mai sentito parlare? Cioè, lui mi parla di Rayquaza, dice: sai che esiste Rayquaza? Cazzo, che roba, esiste sto posto? Sì. Mi dici dov'è? Ma come, tu mi hai detto che esiste? Che ne so io? Vabbè. Torre dei Cieli. Deve essere la Torre dei Cieli, sì. Io non l'ho neanche visitata, quindi non so neanche che esista la Torre dei Cieli, ma è sicuramente la Torre dei Cieli, ragazzi. Chiaramente così. Vedendo il Torre di Poco Smeraldo, esplode tutto. E niente. E allora, è davvero la Torre dei Cieli, ragazzi. Potevate dirlo subito, Mannaggia. Portiamo lo Zuber al 70 nel frattempo. Almeno, visto che dobbiamo portarcelo dietro, almeno fa qualcosa. Rivali ti ha telefonato dicendo che da quelle parti è un po' strano. E collegare le due cose in teoria. Ma quando mi ha telefonato? Quando è che mi aveva telefonato? Ok. Allora. Andiamo. Non mi ricordo sta parte. La parte della telefonata. A fare il giro lungo, purtroppo. No, si passa da qua, ragazzi. A sinistra non si riesce. Mi pare. Ok, sì. E oddio, cosa c'è qua? È arrivato un pacco, bene. È arrivato il pacco per l'unboxing. Molto bene. Lo faremo in settimana, deciderò che giorno adesso. Non è riuscito a chiamarti perché non prendeva il telefono. Ma infatti, perché c'è campo in tutta UE imperfettamente? Cioè, noi qua in Italia abbiamo problemi che in alcuni punti non prende. Invece là, tutto perfetto. Ovunque tu ti trovi, prende sempre il telefono. Uno e due. Facile. Ok, comunque la strada era questa, sì. Qua ci avremo un po' di catture da fare, effettivamente, però... Ok. Gyarados! Muori. Prendiamo la posizione a Orocea. E voilà. Psichico e pugno spine, direi. Vediamo un po'. Ma sì che basta. Ovviamente basta. Poi ci facciamo fulmine e pugno spine. Non è male il nostro team, sapete? L'abbiamo preparato molto molto bene. Chi è? Mauro! Chi... Mauri! Primo lottato contro un altro allenatore, ho vinto! Il mio Wailer si è dato molto da fare. Cose importanti nella vita. C'è Starmie anche lì. Ok. Facile. Scopati. Scopati. E pure questo. Fulmine. Facile. Alternatrice. Battiamo anche questa. Bel fulmine anche qui. Almeno è bello vedere i Pokémon che sono livellati a livelli alti.
Ladvisk, via. Eccoci qua. Oro c'è, guardate che bella città, ragazzi. Cosa ne pensate? Voi vorreste vivere in questa città? Con... è completamente... è... cioè, non è nemmeno la Sardegna, ragazzi. È peggio che la Sardegna. Letteralmente siamo in un'isola completamente sperduta. Con due casette. Venezia. Venezia tra 10 anni, è vero. Venezia tra 10 anni. Vediamo qua. C'è una bambina. Bambina però, non chiedere così, bambina. Faccio a cosa giochiamo? Bambina. Niente. Mancato. Che fanno i bambini qua? Niente. Le casette sull'acqua. Io sono nato qui, eh. Ci morirei anche qua probabilmente. Almeno c'è il wifi. Importante quello. Ok. Amici, è tempo del sallustio anche oggi. Ci becchiamo stasera alle 20:30. Vai. Prossima live andiamo a chiamare Quaza, ottava palestra e forse pure Lega. Tutto insieme, va bene? Domani completiamo il gioco. Potrebbe essere una buona idea. Domani finiamo il gioco. Perché tanto, allora, Rayquaza, cioè, andiamo su da Rayquaza. Lo chiamiamo, Rayquaza va a rompere i coglioni. Grado anche io, gli dice basta bambini. E se ne smettono. Ottava palestra, facciamo ottava palestra. La facciamo subito, tanto il team è già pronto. Via Vittoria. Passiamo a Via Vittoria. Lega. Va bene ragazzi? Stasera che si fa? Non lo so. Lo scopriremo stasera, direi. Lo scopriremo stasera. Ore 20:30. Non mancate. Grazie mille per essere rimasti live, ragazzi. Aspettate che... c'è un raidino da qualche parte. No che non lo cattura Quaza, ovviamente. Non si gioca con i leggendari, ricordatevelo sempre. Non si gioca con i leggendari. Veri uomini non giocano con i leggendari. Andiamo a tirare un raid al Matteo Agostini. Eccolo qua. Buon appetito ragazzi. A questa sera. Vi farò poi sapere. Buon appetito a tutti. Ciao belli. Let me know.